Il direttore regionale IMS per la Calabria, Giuseppe Greco, ha chiarito le dinamiche che hanno portato a registrare nelle ultime ore disagi da parte degli utenti che hanno effettuato l'accesso alla piattaforma online. Un malfunzionamento che non riguarda solo la Calabria, è vero, ma che ha palesato tutte le inefficienze delle strutture informatiche e telematiche del sito IMS. Era difficile reggere l'onda d'urto con milioni di cittadini italiani collegati simultaneamente al sito per avere i servizi prodotti dal decreto Cura Italia. Era forse necessario però pensare prima alle possibili conseguenze, prevedendo e prevenendo uno scontato down dei server. Abbiamo avuto ovviamente qualche difficoltà, ma era sicuramente prevedibile che ci fosse. Devo dire che alla fine, insomma, in questo momento il portale è nuovamente in grado di fornire il servizio. In Calabria noi ci aspettiamo, ieri avevo dato dei dati per quanto riguarda, lei mi domandava, i lavoratori autonomi, ci aspettiamo l'arrivo più o meno di 100.000 domande per quanto riguarda i 600 euro ai lavoratori autonomi, che si sommano a circa altre 85.000 domande per i lavoratori del settore agricolo e a 6.000 circa di stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.